Chi sei tu? Che cosa fai qui? Sono venuto a prendere ciò che è mio. Fa pure. Urla quanto ti pare. Siamo soli. Tu e io soltanto. Nessuno ti salverà adesso. Non ho bisogno di salvatori. Fa un altro passo e ti taglio la testa. Credo che mi piacerebbe. Il barone di Valicour. Hai commesso un errore a vedermi in faccia. Uccideresti una donna? Avevo in mente un destino peggiore della morte. Non illuderti. Mai! Mai è troppo lontano. No! Sei bravo, ma non imbattibile. Ah, no? Sottomettiti. No, mai. Sei un animale. Sono il re delle bestie. E io la regina. Robert. Robert, caro. La prossima volta voglio stare io di sopra. Tutto quello che vuoi, mia cara. Quest'uomo è Duncan MacLeod, Highlander. Nato nelle Highlands della Scozia nel 1592, vive ancora. È immortale. Da 400 anni si batte. Ama. Vaga per il mondo, affrontando altri immortali in un duello di morte nel quale il vincitore, tagliando la testa all'avversario, ne conquista il potere. Io sono un osservatore. Appartengo a una società segreta di uomini e donne che osservano senza mai interferire. Noi conosciamo la verità sugli immortali. Alla fine ne resterà uno solo. E forse sarà Duncan MacLeod, Highlander. Sai, potresti farlo sul ponte. La vista è migliore. Calma lo spirito. Dovresti provarci ogni tanto. Come mai sei qui? Hanno venduto la casa dove stavo. Io detesto traslocare. Allora perché non vai a stare in albergo? Non andrei mai in un albergo che accettasse uno come Adam Pearson. Allora, sono affari tuoi se stai qui. Qualcosa di interessante? Ora te lo dico. Oh... Gina e Robert di Valicour si sposano di nuovo. Non erano già sposati? Ripetono la cerimonia ogni 100 anni. Pazzamente innamorati, eh? No, adorano autopunirsi. Anch'io sono stato sposato. Ah, ora che ci penso, 67... No, 68 volte. Hai avuto 68 mogli? Sì, ma mai una di noi.
Per me sarebbe un impegno troppo serio. Devi amare una persona davvero tanto per volerci vivere 300 anni. È difficile da immaginare. No, per me no. Non se conoscessi Gina. Fitzcairn e io eravamo pazzi di lei. Non c'è niente di cui essere offeso, Duncan. Niente? Non avreste dovuto dare appuntamento a tutte e due e per la stessa sera? Soprattutto con lui. Il caso vuole che due eleganti gentiluomini mi invitino ad uscire. Come avrei potuto rifiutare uno dei due? Solo che ho sbagliato a darvi appuntamento. Oh, allora lui dovrà aspettare. C'ero prima io. Io dovrei aspettare? Vi sbagliate, signore. Ho prenotato un palco all'opera per stasera. All'opera? Ah, oh, un branco di asini travestiti che ragliano a squarciagola. No, 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 no. Noi ceneremo alla residenza dell'ambasciatore di Prussia. Oh, oh, oh. Ore di noiosissime chiacchiere in tedesco. Magari serviranno crauti. Mi si gonfia già la pancia solo a pensarci. Siamo arrivati. Questa è la residenza del barone di Valicourt. Così dicono. Un barone che vive come un re, eh? Il barone di Valicourt è il ladro più famoso d'Europa. Ah, ed è anche bravo, da quello che sembra. Bravo quanto? Troppo bravo. Quel verme mi ha appena rubato 20.000 luigi d'oro. 20.000 luigi? Ma sono... È una maledetta fortuna. Già. Non temete, mia signora, ve li farò riavere al più presto. No, 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 io glieli farò riavere al più presto. Tutti noi li riavremo al più presto. D'accordo? Da questa parte. Da questa parte, mia signora. No, no, andremo di qua. Di qua. È molto più facile di qua. No, no, mi arrampico io, mia signora. Nessun problema. Guardate qua, sono già su. Visto? Sono già su. Ho quasi scavalcato il muro. È molto più facile. Permettetemi di aiutarvi, mia signora. Oh, grazie. Ops! Fitzcairn, il cappello. MacLeod! Vi farò sapere com'è andata. MacLeod! Maledetto! Silenzio. Psst. Proviamo qua. È chiusa. Si vede che si era incastrata. Guardate qua. Quel delinquente deruba le colonie da 50 anni. Allora noi deruberemo un po' lui, giusto? Bene, bene, bene. Cosa abbiamo qui? Topi in trappola. E topi immortali. Io ve l'avevo detto che c'era un'altra entrata. Non mi avete dato... Fate silenzio. Io starei attento a chi do del topo, specie se fossi un ratto. Se siete un ladro, non ne ho mai visto uno così bello. Voi siete il ladro. Noi stiamo proteggendo i suoi beni. E sono dei... beni splendidi. Attento a come parlate, signore. Un gentiluomo non si rivolge a una donna in questo modo. Io vi taglierò la testa. Ah, non siate ridicolo. Se doveste morire, le passerebbe l'appetito. Lasciate fare a me. L'ho sfidato prima io. E voi questa la chiamate una sfida? Signori, mi sembra che tutti e due vogliate proteggere l'onore della signora, ma io posso battermi con uno solo alla volta. Ha ragione. L'unica cosa saggia da fare... è giocarcela a testa o croce. Bene, la sorte deciderà chi deve battersi per primo. Forze, tirate. Temo proprio di non potere. Perché no? Non ho monete. E come pensavate di portarla un fuori? Un piccolo prestito. Cosa? Da me? Sì. Signori? Grazie. Pronto? Testa. E testa è. Madame. Tenete, reggete. Abbiamo un litigio in sospeso di cui mi sono dimenticato, signore.
Ditemi, soltanto per mia curiosità, perché ci stiamo battendo? Voi avete fatto un torto alla signora. Ma io non l'ho mai vista prima d'ora. Sono certo che me ne ricorderei se avessi fatto un torto a una così bella donna. Come avete detto? Mi avete offesa quando avete rubato un carico d'oro che mi apparteneva. Il duello è da questa parte. Mi hanno accusato di moltissime cose, gentile signora, ma mai di aver derubato una così splendida, meravigliosa creatura. Ehi, vogliamo continuare, per favore? Duncan, forse non c'è bisogno che qualcuno perda la testa qui stasera. Sono sicura che il barone è disponibile ad essere ragionevole. Davanti a una tale bellezza, come potrebbe essere altrimenti? Voi mi lusingate, signore. Dite qualcosa! Questo lo chiamate un duello? Se non fosse stato per lei, sarebbe morto a quest'ora. In effetti, senza il suo intervento, avrei potuto perdermi per sempre. Oh, vi prego, risparmiatecelo. Siete stato fortunato. Se vi foste battuto con me, sareste più basso di 20 centimetri e parlereste un'ottava sopra adesso. Se ho commesso un torto, vi porrò rimedio. Posso avere l'onore di porgervi le mie scuse a cena? Non dite niente. È il nostro palco all'opera. Perché non ci portate Duncan? Non mi è neanche tanto simpatico. Tenete, andateci da solo all'opera. No, io da solo non ci vado. Beh, non mi va di venire con voi. Allora verrò io con voi, dall'ambasciatore tedesco. Ma siete impazzito? Mangerò anche i crauti. Ehi, quando ho sentito quella voce mi sono detto: quello deve essere Fitzcairn. O è lui o è una cagna in calore. In nome di Dio, che cosa fate qui? Potrei chiedervi la stessa cosa, ma Lady Angelina mi ha chiesto un rendezvous per oggi. Questo è impossibile. Avrete sbagliato data. Vedete, signore, oggi la signora ha chiesto un rendezvous con me. Una questione di grande importanza da discutere con voi. Stessa data? Stesso posto? Oh, no, di nuovo. Ah, capisco. Sì, adesso capisco. Cosa? Ah, sì, e se ho ragione. E quando ci sono di mezzo delle donne, come sapete, raramente sbaglio. Angelina vuole sposarsi. Ma io non sono pronto per sposarmi. Non voi. È me che vuole, stupido scozzese. Voi? Allora perché ha mandato a me la lettera, stupido inglese? Beh, non è ovvio? No. Perché vuole comunicarvi la brutta notizia con me qui che la proteggo. Se voi aveste la mia esperienza, capireste queste cose. Lady Angelina, che piacere vedervi. Angelina, siete radiosa oggi. Un fiore estivo in un giardino d'inverno. I miei due cari campioni preferiti. Sono così contenta di vedervi. Ho preso la più grande decisione della mia vita. Vi sposate? Indovinato. Sì, beh. Veramente, l'ho detto io. Non è vero. E devo dirvi, mia cara, che avete fatto la scelta più giusta. Io sono così felice. Avevo paura che non avreste capito. So che può sembrare sconveniente, ma voi siete così speciali per me. Non riesco proprio a immaginare di farlo senza voi due. Entrambi? E cosa dovremmo fare esattamente? Condurmi all'altare. Da questa parte. Ho detto da questa parte. No, andiamo di qua. No, da questa parte. Per favore. Vi prego, Angelina. Angelina.
Tutto questo non sarebbe successo se quella sera fosse venuta all'opera con me. Certo, avrebbe capito che siete un nevrotico e sarebbe venuta con me. Ho sbagliato, avrei dovuto chiederle di sposarmi. Voi sposato, non sapreste restare fedele a una donna per più di un'ora. Ma ci avrei provato volentieri. Vi prego, ditemi, perché non le avete chiesto voi di sposarvi? Non lo so. Ve lo dico io perché. Perché sapevate che con me in giro non avevate neanche una chance. È per causa sua che nessuno di noi aveva una chance. Già, lui, il pomposo aristocratico. Vedete come lo guarda? Sì. Credo che fra un po' mi sentirò male. Rassegniamoci e diamogli la nostra benedizione. A lui? All'uomo che ha portato via la donna che amiamo? A me? Beh, guardatela. Sono una donna. Non l'ho mai vista tanto felice. Mia cara. Dobbiamo assicurarci che non perda mai questa felicità. Venite. Andiamo. Andiamo e sorridete. Si sposarono e per quanto a me e a Fitz dispiacesse, non potevamo negare che il loro fosse un matrimonio perfetto. Ho detto chiaramente, lino rosa, rosa, non bianco. Questo ti sembra rosa? Eh? È rosa? Cos'ha il bianco che non va? L'altra volta era bianco. Appunto, sono stanca del bianco. Hai detto che volevi una cosa classica e io ti ho fatto una cosa classica. Ah, sì? Il bianco è classico. E per la musica? Io ti avevo chiesto un quartetto d'archi, non un complesso rock. Ma che cosa avevi in mente? Ho cercato di fare per il meglio. Come? Non dandomi ascolto, Robert? Dimmi, tu ascolti quello che ti dico? Ogni maledetta parola. Allora perché non cambia mai niente? Forse ho sbagliato un momento. Niente affatto, Duncan. Sei arrivato proprio al momento giusto. Per vedere che ti comporti come una ragazzina capricciosa? No, in tempo per aiutarmi a ripulire questo casino. Quale casino? Oh no, Gina, no. Il vaso Ming, no. Il Ming... Che cosa ti aspetti da una capricciosa? Allora, come va? Io potrei ucciderla. Potrei davvero ucciderla. Da quant'è che va avanti così? Troppo tempo. Questo matrimonio è un incubo. Io chiamo un gruppo rock e lei vuole gli archi. Le chiamo gli archi e lei vuole il rap. Mi sta facendo impazzire. Ah, Robert, nei matrimoni ci sono alti e bassi. Te lo devi aspettare ogni da tanto. Da un po' ci sono solo bassi. Sarò onesto, Duncan. Le cose vanno male dagli anni 60. Passerà. Non è solo il matrimonio, è tutto quello che dico, che faccio. È come vivere con un grande avvoltoio che aspetta solo che io faccia un passo falso per divorarmi il cuore. Non pensavo che l'avrei mai detto. Ma credo che fra di noi sia tutto finito. Robert, voi siete fatti l'uno per l'altra. Nessuno ti ha mai amato come lei. Lo sai questo. Stanotte, a mezzanotte. Duchessa, che piacere rivedervi. Signori. Buongiorno, Fitzcairn. È un vero piacere rivedervi. Vorrei poter dire lo stesso, MacLeod. Credete che Fitz sappia che è sposata? Credete che gliene importi? Con quante donne pensate sia andato a letto? Un centinaio?
Un migliaio? Lady Caroline, vi assicuro che Fitzcairn è un onorevole gentiluomo. Non direte sul serio. Sto cercando di essere delicato. Caroline e Fitz, loro... Cosa? Voi e Fitz? Hanno passato uno splendido fine settimana insieme in una locanda di campagna. Ha rubato il mio cuore e la mia mano. Ah, oh, così vi siete fidanzata. Congratulazioni. Oh, Lady Caroline, devo dire, mia cara, che siete davvero splendente stasera. Signore, credo sia il caso di farvi le mie congratulazioni. Già, è incredibile che siano rimasti sposati per 100 anni, vero? Oh, non per loro, per voi. Per me? Sì, Caroline me l'ha appena detto. Detto cosa? Delle vostre nozze imminenti. Vi ha detto che ci sposeremo? Sì. A dire il vero, lo ha detto a tutti. Dopo qui. Quel fine settimana in campagna, mi sembra naturale. Tra 100 anni immagino che ci troveremo qui a festeggiare il vostro anniversario. Siete un uomo fortunato, Hugh Fitzcairn. In realtà ho appena parlato con Angelina e con Robert e hanno acconsentito a celebrare il vostro matrimonio insieme a loro. Congratulazioni. Volete scusarmi un momento? Qualcosa non va. Devo parlare di una cosa con la mia signora. Lady Caroline, dobbiamo parlare, insomma, io non... Voi non... Io... No, non abbiamo... Caroline è come una sorella per me. Io spero che voi non oserete ferirla portandovela a letto senza sposarla, vero? Si tratta di un terribile malinteso. Avete mai visto niente di più pietoso? Calmatevi, preferirei sposarmi con un cavallo. Oh, mia signora, mia signora, oh, il mio cuore ha ripreso a battere. Oh mio Dio, e per farmi perdonare vi chiederò il prossimo ballo. Venite, mia signora. Vi dispiace, MacLeod? Niente affatto. Ma come farà? Fascino. Vi state servendo qualche biscotto? Angelina ha chiesto di parlarmi in privato. Angelina ha chiesto anche a me. Non credevo che il loro matrimonio sarebbe durato tanto a lungo. Anche io. Io gli avrei dato un mese, al massimo 2. Quella poveretta non sa che cosa si perde. Non siete tipo da matrimonio, Fitzcairn. E chi sta parlando di matrimonio? Comunque, se dovessi sposarmi con lei non esiterei neanche un secondo. Duncan? Sì, Angelina. È tornato Robert? No, non l'ho visto. È andato a parlare col prete ore fa. Senza di lui non posso certo sposarmi. Ah, vabbè, noi... Se mi è permesso, sostituirei volentieri lo sposo. La fila inizia qui. Venite ad aiutarmi col vestito. La mia signora si riferisce a me? No, si riferiva a tutte e due. È la proposta migliore che ci è capitata in questo secolo. Vi dispiace? Mia signora. Angelina, questo è un pensiero per il vostro anniversario. Oh, grazie, Duncan. Oh, piacere mio. E dove andrete in luna di miele? Nelle Indie. Robert vuole andare a vela nell'oceano in primavera. Avventuroso, no? Oh, non tanto avventuroso quanto Parigi. È il posto più pericoloso per un'aristocratica. C'è la rivoluzione adesso. Robert e io siamo fra i maggiori sostenitori della rivoluzione. Questa casa è protetta, come lo siamo noi. Il popolo sa riconoscere chi gli è amico. Il popolo è molto amico della ghigliottina. MacLeod, voi vi preoccupate troppo. Vi assicuro che non vi succederà niente finché sarò io qui a proteggervi. Mia signora! Mia signora! Perdonate, mia signora, ma
Il barone è stato portato via. Portato via da chi? Dai rivoluzionari. È stato portato alla Place de Grève per essere decapitato. Non succederà niente. Me ne occuperò io, Angelina. Chi poteva immaginarlo? Fitz, aiutatemi a togliermi questo. Adesso? Credete che abbiamo tempo? Robert è nei pasticci, siete sicura? Certo, non posso cavalcare con la gonna. Ah, sì, certo. Gina, vi sconsiglio di venire con noi. Potrebbe essere molto pericoloso per voi. Perché pensate che voglia venire? Fitz ha ragione, per una volta. I rivoluzionari potrebbero riconoscervi. Vestita così? Siete voi che sembrate degli aristocratici adesso, non io. Credete che dovremmo cambiarci, Duncan? Non abbiamo tempo. Sapete che non lascerò solo Robert. Sì, e io non lascerò voi. E nemmeno io. Ah! Ah! Presto, Fitzcairn! Da questa parte! Dove state andando, McCloud? A Parigi! Parigi? Parigi è di là! No, Londra è di là! Idiota! Per i crimini commessi contro il popolo e la Repubblica vi condanniamo a morte! Che Dio abbia pietà della vostra anima! Una ghigliottina? Ma non avrebbero potuto impiccarlo? La ghigliottina si è dimostrato un mezzo più efficace e più umano. È un fatto scientifico. Siete pronte? Sono pronta. Io sono sempre pronto. Condanniamo a morte! Che Dio abbia pietà della vostra anima! Siete pronto, Fitzcairn? Ora o mai più. Buongiorno, monsieur. Ah, sta giù, ragazzo! Come vuoi tu! Ah! Levatevi di mezzo! Sembrano molto felici. Li abbiamo fatti arrabbiare. Siamo stati salvati. Questo giovane fanciullo è un vero eroe. Questo giovane fanciullo è mia moglie. Io non so cosa faresti senza di me, McCloud. Posso solo sognarlo. Ah. Se fossimo arrivati un momento più tardi, sarebbe stata una bellissima vedova. Tu non la smetti mai. Ah, amico mio, l'unica cosa che mi può fermare è una lama. Gina mi sta rendendo la vita impossibile. È tutta colpa sua? Assolutamente. È prepotente, piena di preconcetti. Non ascolta mai nessuno.
Sembra proprio la donna di cui ci siamo innamorati. Robert, sono passati 300 anni. È normale che la strada sia piena di buche. Hai ragione. Che idiota che sono. Finalmente l'hai capito. Lei è l'unica donna per me. Noi siamo fatti l'uno per l'altra. Le chiederò scusa e tutto passerà. Ecco l'occasione. Robert? Puoi venire qui, per favore? Senti, Gina, mi dispiace. Sono stato un po' nervoso. Prenderemo il quartetto d'archi e la biancheria rosa. Tutto quello che vuoi, purché tu sia felice, amore mio. Non è la musica, Robert. O la biancheria. Non è questo il problema. E qual è, allora? Dimmi cosa vuoi, amore, e sarà tuo. Io voglio il divorzio. Vuole lasciarmi, Mac. Vuole lasciarmi sul serio. C'è una possibilità che cambi idea? Ha già diviso la collezione dei dischi. In vinile? Ti lascio. Non so cosa fare. Le ho chiesto perdono. Ho provato di tutto. Dovevo comprarle qualcosa di speciale. No, quello non c'è. Sta per uscire una nuova Ferrari. Conosco Robert, Robert, potresti comprarle tutte le macchine del mondo. Non cambierebbe idea. Qualunque cosa desideri. Non vuole cose nuove. Duncan, tu sei la persona di cui si fida di più. Parlale tu. E cosa dovrei dirle? Per favore, Gina, dà a Robert un'altra chance. Fatti venire in mente qualcosa di meglio. Ci riuscirai. Ti prego. Per favore, Gina, dà a Robert un'altra chance. Gli ho dato centinaia di occasioni, Duncan. Ho dato a quell'uomo i secoli migliori della mia vita. Non buttarli via, allora. Forse doveva finire tanto tempo fa. Non direi sul serio. Ma lui ti ama. E tu ami lui. No? Forse non era destino che passassimo 3 secoli insieme. Chi è che si accoppia per tutta la vita? I cigni? Le oche? Le aragoste? Tu e Robert. E lo sai questo. A volte mi tornano in mente i vecchi tempi. Ricordi? Quando eravamo solo tu, io e Fitz. Credevo che tu mi amassi allora. Ti amavamo tutti e due. Ma non quanto tu amavi Robert. E quando hai messo gli occhi su di lui, ti sei dimenticata di noi. Ho commesso un errore. Ora Fitz è morto e i vecchi tempi non tornano. Adesso è un'abitudine, come mettersi un vecchio paio di scarpe. Cominceremo tutte e due una vita nuova. E ora, Duncan, tutte le cose finiscono. Che cosa ha detto? Ho provato, Robert, ma è irremovibile. E adesso cosa faccio? Beh, forse avevi ragione. È ora di andare avanti. Non avevo ragione, lei mi ama. Allora dalle tempo. Sono 300 anni che siamo insieme. Lei fa parte di me. Io non so chi sono separato da lei. Se dovesse succederle qualcosa e la perdessi per sempre, io impazzirei. E se succedesse qualcosa a te? Ah, lei ne morirebbe, ne sono sicuro. Che grandissimo figlio di puttana, davvero, sei un genio. Noi ci sfidiamo. Io ti lascio vincere. Gina correrà in mio soccorso e mi salverà. E mi amerà per sempre. No, 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 no. Lei non crederebbe mai che noi due ci batteremmo fino alla morte. È senza speranza. Forse no. Sapevo che sarebbe successo. Hai perso il cervello. Ah, smettila, Mitos. Gli faresti un favore incredibile.
Guardami le labbra, N.O. Bene, e a me faresti un favore? Latte? Beh, non sei corretto, la metti sul personale ora. Scusa, scusa, credi che mi sentirò in colpa quando dirò di no? Zucchero? Sprechi il tuo tempo. Non mi sento in colpa dall'undicesimo secolo. Non le conosco neanche queste persone. E infatti è per questo che lo chiedo a te. Devi solo fare una piccola recita. Guardami, ti sembro un attore. Stai con gli osservatori da anni e nessuno ha mai sospettato di te. Non vuoi che Gina e Robert vivano insieme, felici per sempre? Sì, ma più che altro sono io che voglio vivere felice per sempre. Oh, andiamo, non sapranno neanche chi sei. Sarai solo un immortale misterioso che vuole tagliare la testa a Robert. Una sciocchezza. Il matrimonio di Gina e Robert è nelle tue mani. Tu non mi stai ascoltando. Non mi importa niente di quel maledetto matrimonio. Invece a me sì. È così importante per te? Sì, è così importante per me. D'accordo, ma se lo farò... Tu mi darai il barcone. Avanti, sii serio. Sono serio. Ho bisogno di un posto in cui vivere. Prendere o lasciare. Va bene, se è questo che vuoi. È questo. Va bene. 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 D'accordo. E recita come si deve. Fidati di me, sono un attore. Ah, bravo. Ma chi è quest'altro immortale? Dove l'ha conosciuto, Robert? Non ne sono sicuro. Credo che sia uno di questi giovani che ammazza per divertimento. Credo che sia anche bravo. Tu non penserai che possa vincere? Ma non lo so. Robert non ha più l'ardore di una volta. È come se non avesse più un motivo per cui vivere. Barba nera. Barba blu. Drake. Ho navigato con metà dei pirati dei Caraibi. Mi mancano quelle vecchie navi. A me no, io odio il mare. Ah, e perché? Ho attraversato due volte l'Atlantico con dei monaci irlandesi nel 765. Eravamo in sei su una barca a remi. Iniziano i giochi. Interferire! Gina! Gina, aspetta! Io avanzo con l'anca destra e aspetto. Tu spingi e salti indietro. Sì, certo. Forza! Potrebbe perdere la tasca! Gina, no! Robert se la caverà benissimo da sola. Dovrebbe bastare. Dammi un colpo non troppo profondo. Dov'è il tuo senso del dramma? No! Robert! No, Gina! Robert! Gina! Scusa. No! Robert! No, Gina! Gina! Robert! No, no! No, Gina! No! Sei morto! Tu sei morto! Oh mio Dio, Robert! Io ti chiedo scusa, Robert. Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Potevi tenerla lontana. Levati di qui. Che è successo? Quella mi voleva ammazzare. Non preoccuparti. Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Non intendevo dire quello che ho detto. Io non ti lascerò mai, Robert. Mai. Oh, Gina. Ti amo, Robert. Ti amo da morire. Ti amo tanto anch'io, Gina. Se n'è andato. Gina l'ha spaventato. Non credo che lo rivedremo ancora. Sì, invece. Io troverò quel bastardo e gli taglierò la testa. Fosse anche l'ultima cosa che faccio.
Io lo sapevo, lo sapevo. Non ci si mette tra moglie e marito. È una regola che non infrangevo da 2000 anni. Lo sapevo che finiva così. Senti, le passerà presto. Ti sto solo dicendo di stare attento. Tutto qua. Bene, così io rischio la mia testa dopo 5000 anni come un cretino perché tu possa fare il consulente matrimoniale. Ma perché diavolo ho accettato? No, smettila. Il matrimonio avrà luogo fra 2 giorni. Devi solo stare lontano per un po'. Dopo loro partiranno per la luna di miele e staranno via per 10 anni. E poi lei se ne dimenticherà. Sei pronto a scommetterci la vita? Sì. Sì. Ok, dammi le chiavi. Quali chiavi? Le chiavi del barcone. Ma non dicevi sul serio, era uno scherzo. No, se io dovrò morire devi pagare le chiavi. Non posso darti la barca, l'ho appena riarredata. Un bel lavoro. Dammi le chiavi. Forza. Con degli amici come te a che servono i nemici? Pensavo giusto la stessa cosa. Ehi, 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 ehi. Cosa? È la mia sedia. Adesso è mia. Togli... Sai dove la porta, vero? E divertiti. Hai salvato il mio matrimonio, Duncan. Io non saprò mai ringraziarti abbastanza. Tu e il tuo amico Pearson. Non si è neanche dovuto impegnare troppo. Sì, però ha funzionato, vero? Ah, Mac, dovevi vederla. Era un animale. Era talmente eccitata che quella notte... Forse dovremmo riprovarci un'altra volta. Scordatelo. Dov'è adesso? Robert? Abbiamo avuto un'altra discussione. Oh, non è possibile, perché? Io volevo che tu fossi il mio testimone e lei che tu l'accompagnassi all'altare. No, dille che per me va bene qualunque cosa. Glielo potrai dire tu stesso. Va bene. Quando torna da casa tua. Cosa? Da casa mia? Qualcosa non va. Andiamo. Perché? Andiamo! Perché? Opera, 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 opera. C'è solo lirica qui. Bisogna fare qualcosa per la musica. Springsteen, i Queen. Tu. Posso spiegare tutto. È stato uno scherzo. Non mi fa ridere. Dov'è MacLeod? È morto? No, no, lui sta benissimo. Si tratta di un grandissimo malinteso. Enorme. E l'hai provocato tu quando hai cercato di uccidere mio marito. Lo sapevo. Oh mio Dio, che pasticcio! Le farà del male! Gli taglierebbe la testa! Sì, lo farebbe! È un pasticcio! Gina! Cos'è successo? È finita! Quel figlio di puttana è morto! Le hai tagliato la testa! Ha dato la caccia a Robert! Voleva uccidere l'uomo che amo! Nessuno può fare così e continuare a vivere! No! Scusa per il caos che troverai lì dentro. No, no, era tutta una finta, diglielo! Non è divertente. Oh, non so lì, ma da qui era divertente. Ah, davvero? Adesso te la taglio io la testa. Che ne dici, ti va? Ma che ti prende, Duncan? Non sai stare allo scherzo. Fitz l'avrebbe trovato divertente. Allora, accetti di accompagnarmi all'altare? No. Oh, ti prego, Duncan, ti prego. Va bene, è meglio che la porti a casa, al castello. Guarda che casa, non ho mai visto tanto casino. Ah, queste lenzuola fanno schifo. Io devo viverci qui, lo sai. Oh, mi dispiace. Questo è il mio regalo di nozze, ce ne sono solo altri 5 al mondo. Incredibile, quando vivevo in Cina, a quell'epoca, costavano un soldo la dozzina. Se avessi saputo quello che so adesso. Peccato. E tu che gli regali? Un tostapane? Sai, avevi ragione. Sono proprio una coppia unica. Ho pensato di regalar loro qualcosa di unico. Sì? Che cosa? La mia barca.
La barca? Non puoi dargli la mia barca. Perché no? Perché? È mia, la regalo a chi mi pare. Bene. Poi ho pensato che tutti gli regaleranno qualcosa di unico, così ho optato per il tostamare. Oh. Tienitela la barca. Il vaso. Io detesto l'acqua. Quel vaso.